È possibile pensare a correlazioni tra colori e suoni? Insieme possono emozionarci? Io penso di sì. Benvenuti nel mondo dei colori e dei suoni. Nella teoria e nella pratica mi sono impegnato e ho realizzato una possibile interpretazione di associazioni tra colori e suoni, iniziando dalla mia formazione musicale e successivamente nello studio della materia dei colori, delle forme e dall'analisi delle ricerche teoriche e progetti realizzati in questa materia da parte di studiosi ed artisti nel passato, percorrendo un viaggio psicologico dentro di me. Ho pensato di esporre ed descrivere gli argomenti di questi incontri attingendo da due fonti, dalle tematiche esposte nel corso Colori e Suoni, da me insegnato, il cui programma potrete leggere alla fine di ogni video, e dai capitoli del mio secondo libro, Progetti multimediali con colori e suoni. Buona visione ed ascolto. In merito alle interconnessioni multidisciplinari, multimediali e multisensoriali, teorizzati e realizzati con colori, forme e suoni, le idee sono ancora vive e dinamiche. Sono convinto che in tutte le espressioni artistiche vivono gli stessi elementi. Corrispondenze, interrelazioni, interconnessioni culturali, evocative, percettive psicologiche e simboliche fra i due ambiti artistici che siano in grado di realizzare creazioni artistiche pur nel rispetto dei linguaggi specifici. Nel percorso di ricerca del rapporto fra colori e musica ho intrapreso parallelamente un'analisi sull'energia espressiva della fonetica e negli ultimi anni mi ha arricchito anche la partecipazione ad un corso di teatro e la pratica della meditazione sul corpo e sul respiro, la quale ha favorito un incontro più consapevole con le mie risorse interiori. Valori aggiunti in questa esplorazione artistica e spirituale. L'insegnante di belle arti, scrittore e pittore svizzero Itten, scrisse: «L'essenza primordiale del colore è un'armonia onirica e musica divenuta luce. La luce, la madre dei colori, con tutte le variazioni cromatiche che contengono, ognuna delle quali emana un proprio suono interiore, che varia per cultura e soggettività. Il viaggio dei colori inizia dall'origine della vita dell'essere umano. Colore nero e colore bianco. Buio e luce, femminile e maschile, acqua e fuoco, freddo e caldo, negativo e positivo, passivo e attivo. Ora descrivo le simbologie di due colori, tenendo presente i diversi significati nei vari popoli e culture, anche modificati nella storia, e che ognuno di loro è ad interpretazione soggettiva, ad esempio portatore di valenza positiva o negativa, di dinamiche comunicative ed emotive diverse per ognuno di noi. Nella loro unicità,
I colori contengono variabili di tonalità cromatiche, con varie caratteristiche differenti rispetto al colore puro di base, di riferimento. Quali emozioni si possono sentire, percepire alla visione dei colori? Per esempio il colore arancione, con le sue diverse tonalità, ambra, carota, melograno, rosa arancio, zucca, vermiglio, salmone, eccetera. Attività, calore, armonia interiore, avventura, creatività, abbondanza, stimolo, fantasia, divertimento, tepore, gioia, vitalità, energia, entusiasmo, accoglienza, dinamicità, irradiamento, svago, sentimenti positivi, buon umore, onore, incoraggiamento, loquacità, esibizionismo, ottimismo, prosperità, forza, espansività, impulsività, piacere, sollievo, godimento, simpatia, svago, procreazione, soddisfazione, desiderio, cambiamento, movimento, rinnovamento, affabilità, generosità, comprensione, socievolezza, vitalità, festa, ottimismo, freschezza, indipendenza, orgoglio, eccitazione, felicità, fiducia nelle proprie capacità e in quelle degli altri, fertilità, vigore, costruttività e ambizione. Il blu, con le varianti cromatiche come acquamarina, blu persia, blu oltremare, celeste, ciano, cobalto, indaco, lavanda, zaffiro, eccetera. Sensazioni di freddo, di verità, di energia mentale, di lealtà, di circospezione, di costanza, di fedeltà, di prudenza, di intelletto, di pietà e compassione, di introspezione, di serietà, di riservatezza, di ritegno, di perseveranza, di raccoglimento, di quiete, di pace, di comprensione, di tolleranza, di profondità dei sentimenti, di contemplazione, di bisogno di dolcezza, di ascolto ricettivo, di empatia consapevole, di partecipazione affettiva, di protezione, di tenerezza amorevole, di dedizione, di benevolenza, di romanticismo, di sogno, di meraviglia, di serenità, di legame ed armonia nelle relazioni umane e con il creato, di fratellanza e pace, di rilassamento, di profondità, di riposo, di pensiero metafisico, di ispirazione, di sublimazione, di fiducia, di privazione, di saggezza, di verità, di confidenza, di integrità, di onestà, di attesa, di mistero, di trascendenza e spiritualità, di vuoto e di spazio infinito. Gli accostamenti di un colore alle altre tonalità cromatiche modificano l'espressione e la dinamica psicologica reciproca, determinando molteplici rapporti e relazioni che invitano il musicista ad interpretare con i suoni la composizione pittorica. Il pittore russo Kandinsky indicò un possibile universo armonico di suoni e colori e scrisse: il colore è un mezzo per influenzare direttamente un'anima. Il colore è il tasto, l'occhio è il martelletto. L'anima è un pianoforte con molte corde. L'artista è la mano che, toccando questo o quel tasto, fa vibrare l'anima. È chiaro che l'armonia dei colori è fondata solo su un principio,
l'efficace contatto con l'anima. Questo fondamento si può definire principio della necessità interiore. Quindi per Kandinsky, linee, forme, colori, suoni e movimenti rappresentano strumenti espressivi per opere d'arte multimediali in funzione di un principio di necessità interiore, base teorica fondamentale del famoso testo da lui scritto nel 1910, Lo spirituale nell'arte, veicolatore principale delle realizzazioni di pitture astratte e di teorie sinestetiche fra colori e suoni e multimediali, in cui è manifestata la sua idea a riguardo della possibile interazione fra l'energia espressiva timbrica di colori e di suoni di strumenti musicali, sinergicamente proposta ai fruitori d'arte. Indico due colori di esempio nell'analisi ampia di Kandinsky, tenendo presente le varianti cromatiche di ogni colore. In merito al colore verde scrisse: non si muove in alcuna direzione e non ha alcuna nota di gioia, di tristezza, di passione, non desidera nulla, non aspira a nulla, è un elemento immobile, soddisfatto di sé, limitato in tutte le direzioni. Cito alcuni tipi di colore verde come il verde acqua, verde menta, verde primavera, verde lime, verde marino, verde oliva e verde smeraldo. E in merito al colore grigio scrisse: il grigio è privo di risonanza, è immobile. Questa immobilità è però di natura diversa dalla quiete del verde, che si trova tra due colori attivi e ne è il prodotto. Il grigio è dunque l'immobilità che è inconsolabile. Quanto più il grigio si fa scuro, tanto più si accentuano l'inconsolabilità e l'oppressione soffocante. Se invece dà nel chiaro, una specie di aria, di possibilità di respiro, penetra nel colore stesso, che contiene di per sé un certo elemento di celata speranza. Esempi di tonalità scure: grigio ferro, grigio antracite, grigio granito e grigio grafite, e di chiare: grigio seta e grigio luce.